Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di recensione. Ho diverse cose, come sempre inizio prendendo il mio super bellissimo quadernino dove ho i miei appunti. E il primo prodotto di cui voglio parlare è questa provetta di Ginocanest Intima Cosmetics. Protettiva, è un detergente intimo, protezione e cura dell'igiene intima femminile con acido lattico. Praticamente mi fu dato in farmacia quest'inverno, non ricordo bene. L'ho provato, a parte che la confezione da 9 ml di prodotto, scusate, sono un po'. Stavo uscendo sotto la scrivania. Come stavo dicendo, la confezione da 9 ml mi ha permesso di provarlo per almeno una settimana consecutiva e mi sono fatta un'idea su questo prodotto. Allora, credo che sia un detergente intimo molto addolcente. Nella settimana in cui l'ho utilizzato, nella settimana precedente, ho avuto un po' di arrossamenti e così c'è. No, calori, sì, un po' di bruciore dovuto ovviamente al post ciclo, quindi sono un po' allergica. Scusate gli argomenti un po' particolari, comunque gli assorbenti intimi mi danno un po' fastidio, mi procurano un po' di irritazione. Questo prodotto l'ho trovato molto lenitivo, molto rinfrescante e anche curativo. Il periodo di particolare è passato abbastanza rapidamente dopo l'utilizzo di durante l'utilizzo di questo prodotto. In più mi sono accorta che subito dopo aver utilizzato il detergente intimo veramente stavo benissimo, non avevo sensazioni strane, pruriti, eccetera, fastidi, anzi mi ha aiutato moltissimo durante la settimana in cui l'ho utilizzato. Credo di voler prendere la confezione intera. Stavo notando che ci sono altre due specifiche. Una che aiuta a donare sollievo nelle parti intime sensibili e soggette a irritazioni. Probabilmente proverò questo qua. E l'altro invece è specifico per le pelli sensibili delle bimbe, delle bambine. Ovviamente hanno un'esigenza differente rispetto a una donna adulta, una bambina, una donna adulta hanno due esigenze differenti. Comunque vorrei provare questo qua per pelli sensibili e soggette a irritazioni. Credo che sia buono. Anche questo protettivo l'ho trovato eccellente. Comunque da provare. Il secondo prodotto di cui voglio parlare è questo pennello di Sephora. Credo che sia della collezione precedente, ma in questo periodo la stanno mettendo in offerta, quindi si trova ancora. C'erano diverse tipologie di pennello. A me serviva questo qua da eyeliner, quindi ho preso questo qua. Sono quelli che assomigliano un po' ai pennelli della Real Techniques, quindi con la parte metallica molto più grande rispetto all'impugnatura. È praticamente a cono, la parte di sotto è molto sottile e si apre verso la parte superiore. Il prodotto è fatto così, questo è il suo cappuccio di protezione, si apre da un lato, ok, e il pennello viene tirato fuori. Queste sono le sue setoline, sono abbastanza morbide, abbastanza alte, scusate le unghie disastrate, mamma mia, devo levare lo smalto, non ho avuto il tempo. Comunque, queste sono le setoline. Allora, l'ho lavato ormai diverse volte, l'ho utilizzato diverse volte e è facile da risciacquare, si asciuga rapidamente, è facile anche da lavare, non prende troppo prodotto e quindi ovviamente al rilascio quando lo vai a lavare le setole si puliscono abbastanza rapidamente, si asciuga velocemente e non da su questo. Su questo ambito è un buonissimo pennello. Allora, ha le setole, come potete vedere, molto mobili, molto morbide, quindi non mi ha fatto impazzire per quanto concerne l'applicazione
dell'eyeliner in gel, perché quando vado a fare pressione sulla pelle e la palpebra, il pennello perde troppo rapidamente la sua forma, quindi non riesco a fare una linea, non voglio dire sottilissima, perché a me poi specialmente con gli eyeliner in gel preferisco una linea un po' più grossa, perché poi l'effetto è più carino. Quella sottile di solito la faccio con quello nero e il nero ce l'ho normale, non ce l'ho in gel. Quindi come pennello d'applicazione degli eyeliner in gel, troppo morbido. Mi è piaciuto perché è morbido, quindi lo stesso problema però ha un versante positivo come applicatore di ombretto. Di solito quando vado di fretta e voglio una linea scura sull'attaccatura delle ciglia superiori, prendo un pennello del genere, intingo nel nero e mi aiuta a tenere una linea simile ai liner, però molto sfumata, perché ovviamente è fatto con l'ombretto e questo pennello, essendo così morbido, favorisce la sfumatura del prodotto in sé. Ecco, il fatto che sia troppo morbido non mi è piaciuto dell'applicazione delle polveri per le sopracciglia, perché non riesco a fare bene la parte esterna, la puntina. Ho bisogno di un pennello con setole più resistenti alla pressione. Però in generale è un pennello che ha una buona struttura, il tappo mi fa impazzire, l'asciugatura è rapida. Lo si deve utilizzare nel modo corretto, nel senso, so che se metterò l'eyeliner con questo tipo di pennello avrò una stesura un eyeliner più doppio, so che se devo sistemare le sopracciglia non potrò mai fare la puntina. So però se voglio avere un effetto smoky all'attaccatura o anche sotto, con questo pennello lo posso fare, quindi posso decidere io come utilizzarlo. Allora, l'altro prodotto di cui voglio parlare è questo prodotto dei Provenzali, che è il bagno schiuma erboristico all'olio essenziale di mandorle dolci, pH 5.5, origine vegetale. Allora, mi dice schiuma morbida anche sotto la doccia, prodotto formulato con basi delicatissime di origine vegetale, arricchito con vero olio di mandorle dolci, dalle note proprietà idratanti ed emollienti, ideale per l'igiene di tutta la famiglia. Non contiene materie prime di origine vegetale, non addensato con sale. Per scelta i nostri cosmetici sono sempre senza SLES, SLE, parabeni, senza allergeni del profumo, secondo la normativa del 2003-15 dell'Unione Europea. Controllo salute e natura, testato dermatologicamente, testato per i metalli pesanti, nichel, cromo, cobalto. È un prodotto cruelty free, vegan free. Il flacconcino è tutto prodotto da materiale di riciclato e quindi poi è anche riciclabile, cosa buona. Allora, è un prodotto da 400 ml che dura 24 mesi dall'apertura. Ha questa confezione molto morbida, dentro il prodotto è giallognolo ambrato con il tappo arancione, con l'apertura questa così. Allora, iniziamo a parlare delle note dolenti. La prima cosa è l'odore. A me piacciono le cose dolci, sono una golosa di dolci all'ennesima potenza. Io potrei vivere mangiando solo dolci dalla mattina alla sera, ma non mi piacciono da annusare. Quindi, quando un prodotto è estremamente dolce, mi porta alla nausea, e questo è uno di quelli. Ha questo forte odore di dolcetto alle mandorle, ma con tantissimo zucchero che veramente mi dà fastidio allo stomaco. Fortunatamente sulla pelle rimane sì questo alone dolciastro, ma non è così nasabondo rispetto a quanto lo si annusa direttamente dalla confezione. È un prodotto che fa una schiuma leggerissima, facile da risciacquare. È un prodotto che io non ho mai utilizzato in vasca perché faccio sempre la doccia per comodità e per sveltezza, però
Mi piacerebbe provarlo, prima che finisca mi voglio fare un bel bagno con questo prodotto. Credo che esca una bella schiuma con un profumo non così poi forte da morire nella vasca da bagno. È un prodotto che lascia la pelle estremamente idratata. Io spesso e volentieri, se vado di fretta, posso saltare benissimo l'incrematura o in questo periodo sto usando l'olio sempre dei provenzali, sempre della linea all'olio di mandorle dolci. Però se mi faccio una doccia e devo scendere velocemente, posso anche saltare questo passaggio perché lascia la pelle morbida, profumata, non dolcissima fortunatamente e quindi mi sta piacendo molto. Allora, ora ci saranno tre prodotti che mi aiutano a tenere le unghiette carine che sto utilizzando in questo periodo. Il primo di questi è questo smalto della Aleppo Nails Specialist, smalto correttivo per unghie, SOS smalto correttivo per unghie con olio di melograno e alga bruna, correttivo effetto levigante. Contro i test sugli animali, che bello, ci piace. Prodotto multiuso per la salute delle unghie con effetto immediato. Crea uno strato protettivo indurente ad effetto levigante, riempie gli avvallamenti dell'unghia e maschera l'imperfezione. Corregge uniforme il colore dell'unghia, dona un tono naturale e conferisce all'unghia un aspetto giovane. Il prodotto si presenta, allora, in questa confezione da 11 ml, in questo color nocciolo, latte cacao, latte caffè molto molto chiaro, proprio un'unghia naturale e sana, un colore veramente perfetto per lo scopo. Allora, questo è il pennellino, un pennellino piatto, rettangolare, che distribuisce bene il prodotto sull'unghia, sulle unghie piccole basta una sola passata, su quelle grandi ne faccio solitamente due, cioè striscio e ristriscio dall'altro lato e ho colorato completamente la mia unghia. Allora, una cosa che ho notato quando utilizzo questo prodotto che la crescita settimanale delle mie unghie è superiore. Mi accorgo che già io di solito le limo o il venerdì o il sabato, poi metto il sabato lo smalto e lo ricambio dopo una settimana, almeno durante l'inverno. Durante l'estate mi sbizzarrisco un po' di più. Può capitare che tolgo lo smalto un pochino prima perché si è rovinato, tipo stasera probabilmente mi leverò questo blu che mi si è tutto rotto in punta ed è solo martedì, però può capitare. Però di solito li tengo su almeno 6 giorni e ho notato che quando uso questo qua o come semplice colore sull'unghia o come base, arrivata a mercoledì io ho una ricrescita più alta, ho le unghie più alte rispetto a un mercoledì in cui non ho utilizzato questo prodotto, quindi aiuta, favorisce la crescita delle unghie. Mi sto accasciando sempre di più sulla sedia. Oddio, bisogna un cuscino. Come stavo dicendo, ha una buona stendibilità e un'asciugatura super rapida. Il suo effetto è un semi opaco, quindi dà effettivamente l'illusione di un'unghia sana. Non solo l'illusione, devo essere sincera, però proprio all'aspetto l'unghia sembra molto sana perché ha questo effetto semi opaco di unghia senza niente sopra, quindi la sua naturale semiopalescenza, non so manco come chiamarla. Ha una durata non altissimissimissima, verso il terzo o quarto giorno inizia ad avere le prime sbeccature e si consuma leggermente in punta, però visto che è un color unghia lo porto pure al quinto giorno e poi lo levo di solito. È un'ottima base smalto, tranne che per il blu pavone di Rocher che penetra soprattutto, secondo me poi se ci metto il nero sopra, ecco il blu pavon di Rocher che vi lascio il link della recensione sia in video che giù nell'info box,
Penetrerebbe anche il nero perché è un colore che mi ingiallisce. Scusate il cellulare che continua a suonare. Che è un colore che penetra qualsiasi tipo di base, non ho capito perché. Ci ho messo quella trasparente, non ne parliamo. Bianco latte, non ne parliamo. Queste, non ne parliamo. Ci ho messo bianco gesso, quella che serve per fare le lunette della French. Passa pure con quello, quindi mi sono arresa. Ma l'ho anche cestinato perché, fortunatamente, è finito. Non tanto per il colore perché mi piace tantissimo, ma per il fatto che penetra e mi ingiallisce le unghie e mi fa girare gli intestini. Vabbè, sorvoliamo. A una passata l'effetto non è eccellentissimo, ma potrebbe andare. A due l'effetto è stupendo, quindi va, di solito ne metto due di passate perché comunque non è coprente, quindi con una sola passata si intravede l'unghia sotto, non è omogeneo, invece poi con due passate si sistema la situazione. È una cosa che ho notato che rispetto agli smalti normali è uno smalto che non puzza, o almeno ha una puzza meno forte rispetto ai classici smalti. Credo che sia, non so, per gli ingredienti, che manca qualche brutto ingrediente, brutto e cattivo che fa diventare lo smalto puzzolino, non vi saprei dire. Altro prodotto, sempre per la cura delle unghie, è questa penna della Bottega Verde della linea Manicure, l'olio trattamento nutriente cuticole. È una formula dermatologicamente testata, hanno testate, tipo Zidane. Scusatemi. Allora, olio trattamento nutriente cuticole con olio di mandorle dolci e vitamina E. In questo periodo sono tutta a olio di mandorle. Mi piacciono le mandorle, ma non così tanto. Comunque, in un solo gesto regala nutrimento ed emollienza alle cuticole e che così diventano più facili da trattare. Ruotare la base della penna per far uscire il prodotto, stendere sull'unghie le cuticole e massaggiare delicatamente. È un prodotto da quanti ml sei? Non si può sapere. È un'informazione che non è data sapere, ma credo pochissimo prodotto. Allora, si presenta così in questa confezione a penna, di cui tutte le scrittine ormai sono andate a farsi benedire, si legge poco e niente. Dura 12 mesi dall'apertura, questa è la parte dove fuoriesce l'olio, e da questa parte si gira per ovviamente far uscire l'olio. Eccola qua, questo è il pennellino. Ovviamente quando si gira la parte di sotto fuoriesce l'olio, va posizionato sulla cuticola, io a volte vado anche sull'unghia, non sempre, poi dipende. E come avete sentito dalla mia lettura va anche massaggiato. Allora io di solito ovviamente lo uso una volta a settimana, lo appoggio sulle cuticole. Allora, vado su l'intera unghia, scusate, e sulla cuticola, lascio agire un minutino così, poi inizio a massaggiare il prodotto sia verso la cuticola che sull'unghia stessa. Poi vado a fare questo tipo di massaggio che mi aiuta a riattivare un po' la circolazione al di sotto dell'unghia, così si rinforza praticamente. Dopodiché con uno spingicuticole vado delicatamente a mandare indietro le mie cuticole, io non le taglio mai, quindi non sono così dure e veramente si sente e si avverte una buona idratazione della cuticola perché è facile da spostare indietro. Ormai lo sto utilizzando da un po', l'ho comprato praticamente a marzo, sì, l'ho iniziato a utilizzare nel mese di aprile, siamo a giugno, quindi ormai sono due mesi abbondanti che lo utilizzo, ancora deve finire, quindi ha una buona durata. Per quanto riguarda le cuticole delle unghie dei piedi, che sono ovviamente più forti rispetto a quelle delle mani, lì ho un po' di difficoltà. Sì, me le idrata, sì, sono più facili da portare indietro. Scusatemi, tocco i capelli, ma vedo questa ciocca che ho l'ansia di questa ciocca. Comunque, hanno bisogno di un prodotto molto più idratante. Di solito
abbondo con questo, poi aggiungo anche altri oli, altre creme per rinforzare l'effetto di questo prodotto, perché da solo sulle unghie dei piedi non è così efficace. Allora, altro prodotto per le unghie è una lima morbida, una lima brick della Seta Blu. È una di quelle lime quadrate molto morbide che si utilizzano come fase finale durante la limatura delle unghie. Io di solito con questo tipo di lima vado veramente a rifinire. Dopo che ho limato con la lima di cartone, eccetera, visto che rimangono sempre un pochettino ruvide le unghie, vado con questa in modo delicato, così passando in questo senso o anche nell'altro, poi dipende, e leggermente così in lungo per eliminare quegli antiestetici e anche fastidiosi accavallamenti e gradini dell'unghia per avere un effetto più compatto. E mi sto trovando bene, non le sento rovinate le unghie. Spero che sia questo l'utilizzo di questo tipo di lime. Io me la sono trovata a casa praticamente e quindi in qualche modo la devo utilizzare. Ho pensato di utilizzarla così perché l'ho visto fare. È stato un paio di anni fa, andai a fare, non l'anno scorso, non mi ricordo. Comunque andai a fare una manicure dall'estetista, io non ci vado mai, e utilizzava una lima del genere per la rifinitura, quindi ho pensato che quello è il suo compito, se lo fa un estetista professionista, perché io non potrei farlo, probabilmente non ho la sua stessa manualità e quindi a creare un danno maggiore, ma non credo. Comunque, non ho solchi strani sulle unghie, mi aiuta a completare la mia manicure. Allora, l'ultimo prodotto di cui voglio parlare è una matita labbra della Essence, la linea è la Lip Liner. La matita è la numero 11 in the nude. È una matita da 1 grammo e dura 36 mesi dall'apertura. Questa è la sua punta. E questo è il suo colore. È un bel nude rosato, ma non eccessivamente rosato da falsare i miei colori naturali. È a metà strada tra un nude rosato e un nude più caldo. Io comunque sono sì sui toni caldi, però sono abbastanza neutra come tonalità di pelle. Questo colore è molto simile al mio colore naturale delle labbra. Prima avevo più difficoltà a trovare delle matite color carne così simili alle mie labbra. Nell'ultimo periodo sono stata abbastanza fortunata. Comunque questa matita mi piace molto perché il colore è perfetto, come ho fatto una prova, praticamente quando ho recensito la matita che ho usato prima di questa, ho detto che se mi fossi colorata la parte di sotto e l'altra no, nessuno se ne sarebbe accorto, perché anche quella era molto simile al mio colore di labbra. Con questa ho voluto fare la prova, ho disegnato il contorno e colorato le labbra con la parte di sotto con la matita, sono uscita. Nessuno che mi abbia guardato, cioè questa si è torcata solo una parte, o il mio fidanzato che se ne sia accorto, zero. Praticamente era lo stesso colore. Straordinario. Allora, la matita come base è molto comoda perché non è estremamente secca, quindi si muove abbastanza bene con le labbra, in sintonia con le labbra, non dà quell'effetto super opaco, super mobile sulle labbra, no, si adatta comunque abbastanza bene con i movimenti delle labbra. Da sola, usata come rossetto su tutte le labbra, ha una buonissima durata, io le darei anche 4-5 ore, anche mangiando, bevendo, facendo vita sociale in generale. Mi piace anche come delineatore di rossetti e lucida labbra. È più efficace come delineatore di rossetti, un pochino di meno come delineatore di lucida labbra. Mi dà un po', non essendo super, come posso dire? Non creando un contorno. No, aspettate, devo trovare le parole adatte.
Il rossetto non trasborda perché si amalgama bene con il contorno creato con questa matita e la matita crea un contorno abbastanza comodo, però comunque il prodotto non fuoriesce. Però non è una matita che ha una secchezza, non so neanche come spiegarlo. Comunque Lucida Labbra non mi dà questa estrema fiducia che non fuoriesca. Perché lei è troppo poco cerosa, forse è questo il problema. È più come la sensazione che mi lascia sulle labbra è più di un rossetto opaco e non di una matita delineatore di labbra con tantissima cera all'interno. Spero che questa descrizione terrificante di questa povera matita lei non mi abbia odiato, ma meglio di questo non sono riuscita a descriverla. Ok, video dei prodotti finisce qua, spero che queste recensioni vi siano state utili. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!